Trend Italia 2014, dopo l'appuntamento di Parigi qualche mese fa, non poteva mancare l'intervista con William Giannelli. William Giannelli è il deus ex machina della Ingegni. William, tu ti sei già presentato all'edizione di Parigi, sappiamo chi sei, cosa fai, che cos'è la Ingegni. Ma noi siamo qui anzitutto perché tu sei all'esordio, nel vero senso della parola, sul mercato italiano. Saluta intanto gli amici di VenninTV.it. Buongiorno a tutti, è sempre un piacere insomma essere qui con Fabio in queste manifestazioni. Voi oggi presentate ufficialmente la macchina al mercato italiano. A Parigi c'era un gadget che davate a tutti i visitatori con le manine che battevano, che ha fatto impazzire tutti perché tutti la volevano, tutti venivano a richiederla. Quest'anno state facendo impazzire tutti col mini frisbee che può essere lanciato, ne vedo tanti qui in fiera, ma soprattutto in termini professionali siete a presentare ufficialmente la vostra macchina. È quella che vediamo qui, amici, in questa versione bianca con il Lexan qui davanti, lucida, bella, ma soprattutto efficiente. Come funziona questa macchina? Diciamolo pure in termini ufficiali. Funziona molto bene, è una macchina che eroga dall'acqua fino alle bevande gasate, lisce e calde. Abbiamo una gamma di prodotti per il mercato italiano di 11 prodotti, dove 6 sono a marchio San Benedetto, che sono l'aranciata e chinotto per le bevande gasate. Poi abbiamo i 3 tè classici della San Benedetto, che sono il limone, la pesca e il verde. E poi abbiamo il batik a completare la gamma con il succo. Siete qui però in fiera non solo per andare a presentare la gamma che mi hai appena presentato, ma anche e soprattutto per proporre dei nuovi gusti che si sono aggiunti da pochissimi giorni. Esatto, a completamento della gamma, oltre ai 6 gusti San Benedetto, abbiamo altri 5 gusti che sono l'acqua tonica, la limonata, uno sport drink con ricco di sali minerali, insomma adatto per gli sportivi e per le palestre, e un energy drink diciamo che ricalca un po' quello che mette le ali, molto famoso insomma. E allora, senza dire naturalmente il nome, io direi, vogliamo assaggiarlo, vogliamo provarlo un po' per come dire, farvi da garante, un po' perché, viste le tante interviste fatte durante questo percorso itinerante, chilometri e chilometri, non vi dico peggio di un maratoneta, servono un po' di energie. Dove possiamo prendere una capsula? Allora, eccolo qui. Il procedimento è sempre, come sempre, molto semplice: basta inserire la cialda, la macchina riconosce in automatico la tipologia di bevanda. In questo caso l'Energy necessita di acqua gasata, quindi la macchina andrà a miscelarlo con questa tipologia di acqua. E il tutto naturalmente in pochissimi secondi. Ecco qui, io mi permetto naturalmente di andare a prima annusare. Beh, l'odore è esattamente quello, guardiamolo, è estremamente cristallino. Mi sento già meglio. Beh, è uno scherzo, però è davvero appetitosissimo, William. William, i vostri obiettivi per la vendita di questa macchina? I nostri obiettivi sono, qui in fiera stiamo presentando 2 modelli, uno che è questo che vedete, specifico per gli uffici, ha una tanica da 3,5 litri, e presentiamo anche un'altra versione di dimensioni ridotte, ideale per il mondo dell'horeca o anche per un domestico di alto livello, a cui viene abbinato un frigo gasatore da sottobanco. Io vedo però alle mie spalle e poi in fondo lì giù 2 distributori di capsule. Cosa sono? Questi 2 distributori sono una versione, diciamo, low cost, come la chiamiamo noi, che è questa che vediamo qui a fianco alla macchina, che contiene 81 cialde su 9 gusti differenti e funziona a moneta, mentre quello che vedete lì è il modello, diciamo, più tecnologico. All'interno ha 250 consumazioni divise su 15 diverse tipologie di bevande, e a quel modello è abbinabile la gettoniera che il gestore, diciamo, preferisce. L'idea su quel prodotto lì è di avere un distributore da appendere al muro,
in modo da poter avere all'interno di un'azienda un distributore dove il gestore va ad acquistare la cialda, dove l'utente va ad acquistare la cialda e poi avere più punti ristoro, più punti con questa macchina all'interno dell'azienda, in modo da poter soddisfare anche comunità diciamo più numerosa. Posso dire quindi che a pochissimi mesi dalla vostra presentazione avvenuta a Parigi nel corso di Vending Paris, voi non solo oggi presentate per la prima volta per il mercato italiano nella veste tutta italiana la macchina Drink Spencer nella doppia colorazione, nel doppio formato, ma siete già andati avanti producendo 4 nuovi gusti, andando a porre le basi per 2 tipi di distributori che possono agevolare il lavoro dei gestori. Poco fa, prima dell'intervista, tu mi raccontavi anche che avete una serie di strategie da suggerire ai gestori, ma che non volevi dire davanti alle telecamere e ai nostri microfoni per parlarne personalmente con i futuri clienti. E allora, William, per saperne di più, diamo qualche informazione. Il vostro sito? Allora, il nostro sito è www.ingegnilab.com. L'azienda è a Como, provincia di Como, a Lurate Cacivio, per cui tramite il nostro sito potete prendere contatto con noi, potete venire anche a visitare la fabbrica senza problemi. Bene. E allora in bocca al lupo per l'iniziativa, che è davvero un'iniziativa strepitosa. Amici, io proseguo nel mio percorso itinerante per andare a fare interviste e documentare volta per volta tutte quelle che sono le novità di Venditalia 2014 in questa 4 giorni di Milano. William, intanto ancora auguri, anzi in bocca al lupo per questa operazione. Io ti faccio salutare, nel frattempo proseguo prendendo qualche energia col vostro energizzante. Saluta pure gli amici di VendingTV.it. Un saluto a tutti e un grazie a Fabio. Bene, grazie a te, grazie a voi che avete avuto la pazienza di seguirci negli ultimi 5 minuti. Io ne approfitto e prendo un po' di energizzante. A dopo, non andate via!